quanti di voi sono preoccupati dall'intelligenza artificiale? Quanti voi ci avete ragionato? Sapete che in America c'è tutto il reparto cinematografico che è da mesi che sta scioperando per via dell'intelligenza artificiale. Molte persone sono preoccupate perché l'intelligenza artificiale sta entrando a gamba tesa davvero in tutti i campi, davvero tutti i campi. No, però volevo farvi sentire il punto di vista di Enrico al riguardo. Una sera durante il Brand Italia Live parlavamo proprio di questa cosa. Vieni, se avete domande, insomma, condividiamo. Anche se avete esperienze vostre, raccontiamo, questo è un periodo nostro. Beh. Allora, il tuo punto di vista riguardo all'intelligenza artificiale? Il mio punto di vista, intanto è solo un punto di vista perché siamo in un'epoca in veloce evoluzione, quindi già domani non sappiamo a che punto siamo con questa intelligenza artificiale. Quello che penso io personalmente in merito a questo argomento è di non aver paura, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale e non vederla come il concorrente che porterà via il lavoro. Vedo che comunque anche online stanno nascendo come funghi un sacco di corsi su questa intelligenza artificiale e corsi anche verso nuove ipotetiche professioni legate appunto all'intelligenza artificiale. Quindi piuttosto di vederla come un qualcosa che magari può far paura e portare via il lavoro che stiamo svolgendo, di vederla come appunto quello che è, cioè effettivamente una rivoluzione, probabilmente sarà la prossima rivoluzione industriale, non voglio fissare queste parole sulla pietra perché dopo non si sa, ripeto, siamo in un ambito di grande evoluzione, e di vederla più che come un avversario, come uno strumento, quindi come un alleato in determinate parti magari del vostro lavoro. In quella sera parlavamo di un esempio banalissimo che però non è così banale: tutti i 3D artist quando vanno a creare un elaborato tendenzialmente raccolgono un mood board di reference, quindi si raccolgono referenze. Raccogliere queste referenze comporta del tempo e comporta della ricerca, e bisogna trovare anche le reference giuste. L'intelligenza artificiale può diventare un valido alleato perché comunque dalla nostra idea, quindi se noi riusciamo a tradurre la nostra idea in un testo comprensibile per l'intelligenza artificiale, ci può aiutare nel lavoro, diciamo, un po' più fastidioso, cercare di metterci da noi a cercare argomento per argomento su Google, andando a prendere immagini a destra e a manca, creando magari anche delle reference a cui non pensavamo, dandoci anche magari qualche spunto creativo in più. Infatti non cioè al momento io, per anche la mia esperienza professionale, non considero l'intelligenza artificiale matura per sostituire il lavoro del professionista. Questa cosa ci vorranno anni e anni, perché comunque è vero che ti restituisce tanti risultati e in poco tempo, però per controllare quei risultati ci vuole quasi lo stesso tempo, perché provate, fate pure delle prove con Midjourney o ChatGPT, se non siete veramente degli assi a creare il prompt testuale, che sta diventando un lavoro, il prompt engineer, diventa difficile controllare il risultato dell'intelligenza artificiale. Quindi ecco, io consiglio a tutti magari di documentarsi, eventualmente di non aver paura di questo evento epocale, perché potrebbe diventare una risorsa che ci aiuta magari a toglierci quei lavori che tolgono magari tempo e la creatività, e quindi aiutarci a sviluppare più velocemente i nostri progetti. Ecco, più o meno questo è il mio punto di vista attuale, che cambierà sicuramente nel corso dei mesi e degli anni a seconda di come l'intelligenza artificiale andrà a svilupparsi. Chi di voi ha affrontato già, anche personalmente, la problematica dell'intelligenza artificiale? Avete iniziato a pensare? In che senso? No, in che senso affrontato personalmente? Nel senso che avete cominciato a pensare quali potrebbero essere i sviluppi positivi e negativi di questo nuovo strumento, no? Perché penso un po' tutti, no? ChatGPT è la mia segretaria / pseudo commercialista / avvocato / eccetera, nel senso che
risponde più velocemente a volte anche del professionista che pago dall'altra parte, da cui aspetto una mail di risposta, vedi, magari per un contratto commerciale. Dopo, chiaro, prendete sempre con le pinze quello che arriva fuori, cioè verificate le informazioni, perché ecco, è bravo l'intelligenza artificiale, però è sempre meglio verificare poi il risultato. Stesso con i commercialisti. Sì, esatto. Avvocati, ricordatevi che se il vostro commercialista sbaglia per la legge è colpa vostra, perché non lo avete controllato abbastanza. Una questione proprio dell'intelligenza artificiale è la responsabilità. Ecco, l'intelligenza artificiale può fare tutto, ma poi la responsabilità di chi è, di quello che fa. Quindi diciamo che oggi abbiamo lanciato un pochettino così la chiacchierata, ma ne riparleremo e riparleremo, perché poi giustamente ognuno di voi spero porti anche un contributo di qua ai prossimi anni. Una domanda? Sì, no, sì, no, sì. Facile. Considerazione. Non è una domanda, mi hai fatto venire in mente una cosa, sì. In effetti concordo pienamente con quello che hai detto, è uno strumento, l'idea che vada a diventare un concorrente, diciamo, non dico da 0 a 10, probabilmente è 1 e 2, perché la verità non è tanto se è lo strumento, ma chi, scusate questo discorso storico, ma chi ha il capitale, eccetera. È chiaro. Invece questa questione che volevo fare è questa, è vero che ti toglie tutta una serie di incombenze potenzialmente noiose, però fa parte, ad esempio, di un processo di accelerazione. Certo. E io più passo il tempo, sarà la vecchiaia, non lo so, però più passo il tempo e più mi rendo conto di quanto sia importante la lentezza. Cioè ci sono dei momenti in cui nei processi creativi avere il vuoto, o se volete anche quella cappa di noia, così, magari ti porta delle cose che... Però tu ti devi scontrare con il futuro che va a 3.000, perché già i nostri figli rispetto a noi vanno a 3.000. Io con tutto che sono abbastanza aperto di mentalità, che insomma mi uso il computer, utilizzo il computer, faccio tanto col computer eccetera, ma non riesco a stare dietro alla velocità che hanno loro, poi l'età, poi che sono cambiati anche i tempi eccetera, sono molto più veloci. Quindi da un certo punto di vista è una forza andare più lenti, perché controlli bene ogni passaggio. Però è quello che chiede, potenzialmente non è quello che richiede il mercato oggi. Magari il mercato oggi chiede velocità, a scapito della qualità. Quindi bisogna un attimino anche vedere. Pure una cosa. Io mi sto imbattendo personalmente nel lavoro come docente con la intelligenza artificiale da vari anni. Ne parliamo qui, siamo tutte persone più o meno nate nell'era analogica e ci siamo adattati alla tecnologia, sì. L'abbiamo portata nel nostro processo. Le nuove generazioni, come anche i miei studenti, nascono nell'era digitale. Esatto. E fanno affidamento già direttamente all'intelligenza artificiale. E ci sono una serie di problemi. Io lavoro nella comunicazione da 20 anni, lo stile di comunicazione è cambiato nei 20 anni, da quando si è partiti con internet, si usavano i testi, dopo 20 anni la banda larga si usano i video, i testi devono essere più corti possibile perché la gente non ce la fa a tenere lo span di attenzione a lungo, le nuove generazioni ancora di più. Ora è bella l'intelligenza artificiale, ma viene con un costo, come le nuove generazioni nascono adesso con telefono e computer e perdono la socialità sempre di più, sì. L'intelligenza artificiale può avere come rischio, se non canalizzata da noi che però non la conosciamo, quindi siamo già obsoleti per il canale, porterà sicuramente un contributo alla creatività, alla velocità, ma a costo o dell'attenzione o del punto e di vista sociale. E questo è il problema, diciamo, del nostro futuro, i nostri figli e figli dei nostri figli. Ma il problema oggi dell'intelligenza artificiale è il mancato controllo di quello che viene dato in pasto all'intelligenza artificiale. Perché i nostri figli oggi usano l'intelligenza artificiale che è nata grazie a quel lavoro che abbiamo fatto noi. Perché se tu non gli dai in passo qualcosa all'intelligenza artificiale, non impara, eccetera. Quindi diciamo il nodo cruciale, oltre alla responsabilità dell'intelligenza artificiale, tu non puoi dare la responsabilità dell'intelligenza artificiale alla macchina che si guida da sola, d'accordo? Ma il problema è proprio un problema di cosa mastica questa intelligenza artificiale. Cioè sta masticando il mio lavoro, il tuo lavoro che si trova in rete, le mie foto, il mio privato magari che si trova in rete, o sta masticando per dare un prodotto per far arricchire qualcun altro. Capito? Quindi sta prendendo gratuitamente tutta la sua mente, d'accordo, per dare soldi tanti e non pochi a terzi. Questo è un nodo cruciale dell'intelligenza artificiale, quindi il discorso del
una considerazione anch'io, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Io sono Andrea Giro di Primo Scegli, facciamo cartoni animati e cinematiche per i videogiochi. Grazie. Già nel nostro settore è praticamente utilizzato tantissimissimo. Noi non lo utilizziamo tanto in studio noi, ma perché non la sappiamo usare, cioè siamo impegnati in tante altre cose, quindi trovare qualcuno che ci si metta dedicato non è facile, però i nostri clienti che ne so, fanno un videogioco di grande caratura, di grande tiratura, come si chiama il AAA, dove ci sono 200 personaggi, i 4 personaggi principali c'è un tizio che li disegna, gli altri 196 li disegna l'intelligenza artificiale. Io li ho visti perché c'è un amico che ci lavora, c'è tanti amici che ci lavorano dentro, ogni tanto qualcosa mi fanno vedere. Disegnati come disegna un essere umano normale, non stiamo nemmeno a pensare delle implicazioni che ci sono, c'è già, boh, finito, cioè questo strumento viene usato e c'è. Quindi secondo me non è tanto trovare il problema che può portare oggi questa cosa, è un po' come i social di qualche anno fa. Sì, esatto.